Mister, non ci sono parole per definire quello che hai fatto, definirla un'impresa è troppo, cioè, riduttivo. Le tue sensazioni? Sensazioni che puoi fare questo solo con un gruppo di lavoro fantastico, staff, società e soprattutto con un gruppo di uomini e calciatori, calciatori forti e uomini veri, quindi questa è tutta loro. No, ma anche i ragazzi, la società, perché il crederci era dal lavoro giornaliero, anche la sconfitta di La Spezia. Nel primo tempo abbiamo fatto cose gregge e purtroppo non era andata bene come doveva andare. Poi nel secondo tempo in effetti avevamo un po' perso la testa un po' tutti, quindi però lì siamo andati avanti per le nostre certezze. Ci credi se hai delle certezze? Le certezze sono i propri calciatori. Propugnavi grinta ma propugnavi anche equilibrio in campo, no? Non bisognava sbagliare nulla perché era una rincorsa costante. Certo. Cioè, infatti sì, dovevi giocare bene, dovevi avere equilibrio, che poi una parola che non mi è mai piaciuta, la paura. Io ho detto paura non ce ne deve essere, quindi andiamo avanti per le nostre certezze. Quando l'avversario riesce a fare quel qualcosa in più, noi dobbiamo essere bravi a tenere botta e a far male nel momento giusto. Quindi lo spirito, hanno seguito questo spirito, io dico grazie allo staff, grazie a loro, grazie a tutta Cosenza che ci è stata vicina.